so che viso avesse, neppure come si chiamava. Con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli. E la locomotiva sembrava fosse un mostro strano, che l'uomo dominava con il pensiero e con la mano. Ruggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite, sembrava avesse dentro un potere tremendo, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite. Ma un'altra grande forza esprimeva pareri legali, parole che dicevano per tutte le leggi sono uguali. E contro i re e i tiranni diceva la sentenza: se legge non intendi, il voto lo sospendi, e la fusione non può farsi senza, e la fusione non può farsi senza, e la fusione non può farsi senza. Il treno stava per passare per la nostra stazione, un treno di lusso, lontana destinazione. Portava gente riverita, di tricolor vestita, portava la fusione per incorporazione, ed era quasi a destinazione, ed era quasi a destinazione, ed era quasi a destinazione. Io so che cosa accadde, perché prese la decisione. Era una legge antica, Del Rio portava come nome. Applicò la giustizia e con squilli di tromba bocciò l'ottusità, trionfò legalità, la sua una sentenza bomba, la sua una sentenza bomba, la sua una sentenza bomba. E un giorno come gli altri, ma forse con più legge in corpo, pensò che aveva modo di riparare a qualche torto. Esaminò il ricorso presentato e vide che in effetti era fondato. E prima di pensare a quel che stava a fare, il referendum era sistemato. Il referendum era sistemato, il referendum era sistemato. Correva il treno ignaro, quasi senza fretta. Nessuno immaginava di andare verso la disfatta. Ma dalla stazione di Ancona arrivò la notizia in un baleno. Notizia di emergenza, agite con urgenza, il TAR ha appena emesso la sentenza, il TAR ha appena emesso la sentenza, il TAR ha appena emesso la sentenza. La storia racconta come finì la corsa, la macchina deviata lungo una linea morta. L'ultimo suo grido d'animale, la macchina erizzò la piglia e lava, esplose contro il cielo, poi il fumo sparse il velo, lo raccolsero che ancora respirava, lo raccolsero che ancora respirava, lo raccolsero che ancora respirava. Ma a noi piace pensarlo ancora dietro al motore, mentre fa correre via la macchina a vapore.
e che ci giunga un giorno ancora la notizia di una locomotiva come una cosa viva, lanciata bomba contro l'ingiustizia, lanciata bomba contro l'ingiustizia, lanciata bomba contro l'ingiustizia.